Mauro Berruto, CT dell'Ital Volley, medaglia di bronzo a Londra 2012, a Cuneo questa volta, ospite di scrittori in città. Cosa rappresenta per te la scrittura, visto che sei anche un abile scrittore e un filosofo? Rappresenta un metodo improprio, perché è un bravo scrittore, non credo di esserlo, ma un metodo per raccontare le emozioni che lo sport trasmette, magari guardando e provando a trasmettere queste emozioni da un punto di vista interno, cioè da uno che lo sport ovviamente lo vive 24 ore al giorno. Cuneo è la patria, una delle patrie del volley. Ricordi un episodio particolare delle tue esperienze da avversario cuneese? Tanti. Sono state anche complicate, sia per alcune vittorie, per delle sconfitte importanti. Con grande affetto lo dico, senza nessun tipo di rancore, anche perché io sono torinese, come si sa, quindi questa è la mia regione, la mia terra. Non sono sempre stato molto simpatico a questo pubblico che mi ha riservato delle accoglienze sempre da tifosi avversari, quindi però devo dire che intanto è vero, nei fatti, non nelle parole, che Cuneo è un patrimonio del nostro sport, del nostro pallavolo. È un posto dove si fa pallavolo di altissimo livello da tantissimo tempo, ce ne sono pochissimi in Italia che hanno la storia sportiva di Cuneo, ed è uno di quei palazzetti dove magari uno sapeva di trovare un clima molto caldo, ma dove era fantastico venire a giocare. Io davvero le partite a Cuneo, che purtroppo ho sempre fatto da avversario, erano un momento bellissimo, perché è un momento fatto di emozioni forti, e le emozioni forti sono belle sempre. Hai un percorso un po' particolare nel diventare allenatore, non, diciamo così, il tipico percorso, una laurea in filosofia, non una laurea all'ISEF, oppure un'esperienza da giocatore dei massimi livelli. Quanto pensi sia importante anche questa cultura sportiva, filosofica, che tu hai come feedback poi sul campo per allenare? Ma sicuramente, ovviamente, non incide dal punto di vista tecnico, ma incide molto in questi percorsi di costruzione di squadre, che sono poi una delle mie necessità più importanti. Anzi, paradossalmente, io allenando oggi, avendo la fortuna e l'onore di allenare la nazionale italiana, ho poche necessità di lavorare da un punto di vista tecnico, perché ho giocatori che sono assolutamente evoluti e bravissimi da un punto di vista tecnico. Quindi forse la parte più importante del mio lavoro, specialmente in questo momento in cui alleno la nazionale, è proprio quella di mettere in moto questi meccanismi che sono orientati a cercare di fare in modo che ciascuno esprima al massimo il suo potenziale e la squadra altrettanto. Lì, devo dirti, credo che ci siano delle contaminazioni positive, no? In alcuni aspetti legati alla psicologia, legati alla filosofia, insomma, tutta una serie di cose che mi hanno accompagnato nella mia carriera, ahimè, lontana. Venendo alla stretta attualità, tra non molto ci sarà il primo collegiale Versoria 2016, in cui ci sono tra i convocati anche 4 giocatori della Brebanca Lanuti Cuneo, ossia Rossi, Marchisio, Galleani e Antonov. Perché hai scelto loro e perché hai deciso questo progetto? Ho scelto loro perché hanno talento, così come ho scelto tutti questi 28 atleti che fanno parte di questa lista perché hanno talento, e perché hanno un'età congruente a Rio 2016, cioè potrebbero essere un momento molto importante della carriera fra 4 anni. Allora, io ho sempre odiato quelle situazioni in cui ti dicono: hai del talento, ma ormai è troppo tardi. Allora, con grandissimo anticipo, perché stiamo parlando di una cosa che succederà fra 4 anni, io voglio da subito dire a dei ragazzi, in maniera chiara, convocandoli, facendoli lavorare con me 2 giorni, che su di loro c'è un progetto e c'è un faro puntato. Questo mi auguro che metta in moto delle energie anche individuali, no? Che possa permettere di far vedere il meglio di quello che possono fare, non solo in questi 2 giorni, ma in questi 4 anni che hanno davanti a loro. Nessuno sa dire se di questi 28, 1, 2, nessuno o 10 saranno in campo a Rio, però mi piace che loro sappiano che c'è questa attenzione, c'è questo progetto su di loro.